Radio Roma, al centro della musica. Ecco, buongiorno, buongiorno amici e ascoltatori, a tutti voi un saluto in questo 2 giugno 2007 da Antonello De Pierro. Una puntata della Radio dei VIP oggi, in questo giorno speciale per la nostra nazione, la festa della Repubblica. Infatti stamattina c'è stata questa grande parata di fronte a tutte le maggiori autorità dello Stato, civili, militari e anche ecclesiastiche. Sono un paio di volte, un paio di settimane che ci occupiamo un po' più anche della Chiesa più da vicino, e l'abbiamo fatto la scorsa settimana, come ricordate sicuramente, e lo faremo in parte anche oggi, ma in minima parte, diciamo, soprattutto. Comunque, ben trovati naturalmente sui 103.9 di Radio Roma. Come al solito dico, grazie per seguirci sempre, grazie per essere con noi, per sostenerci in questa trasmissione che ormai sta per toccare il traguardo di 10 anni appunto sull'etere romano, e grazie per essere con noi, dicevo, appunto perché siete la parte principale, perché senza di voi non avremo motivo di essere qui. E un saluto al nostro editore, il dottor Alessandro Malatesta, che da sempre, ormai da quasi 10 anni, ripeto, sostiene anche egli questa trasmissione. C'è stato un piccolo problema in studio, se avete sentito un rumore. Comunque, nulla di grave, siamo sempre qui, naturalmente inchiodati a questo microfono, sempre da quasi 10 anni. E però il mio saluto va principalmente in cabina di regia dall'altra parte, dove ci sono, come al solito, Giuseppe Savoca e Matteo Di Rocco, ormai diventati elementi insostituibili, appunto, di questa trasmissione, appunto, la radio dei VIP. E qualche settimana fa, se tutti voi sicuramente ricorderete, che abbiamo in una puntata, tra l'altro nella puntata dedicata a Tommaso Zanello in arte Piotta, una puntata dedicata al suo ultimo disco, molto molto bello, abbiamo fatto una diretta telefonica facendo un accenno a un film, diciamo che tecnicamente si chiama cortometraggio, in questo caso il regista l'ha definito film breve, adesso mi stava correggendo, e abbiamo fatto un'intervista appunto al regista Rosario Rigo, che appunto è il regista di questo film breve, che vede tra i protagonisti personaggi come Martina Stella, Giancarlo Giannini, Lina Sastri, Alessandro Haber, Antonella Ponziani, lo stesso poi tra l'altro dagli altri anche lo stesso Rosario Enrico. E poi avevo detto, naturalmente avevamo ormai programmato una puntata dedicata soltanto al film, più che altro perché è un film che tocca un argomento, un tema che abbiamo trattato più volte, se ricorderete, gli ascoltatori più affezionati, quelli che ci seguono da molto più tempo, ricorderanno le puntate che abbiamo fatto qui sul fenomeno della prostituzione di strada, sullo sfruttamento della prostituzione, che sta assumendo contorni veramente dimensioni soprattutto molto preoccupanti. E in passato ricorderete il nostro servizio, che ormai ha fatto quasi storia ormai qui a Radio Roma, quando per 21 minuti io mi sono finto cliente, appunto, e mandato in onda quello che è il vero dialogo che si svolge tra il cliente e la prostituta, e vennero fuori delle cose molto molto interessanti, ma anche preoccupanti sicuramente. Il fatto che alzando la cifra della richiesta, a quel punto l'offerta sarebbe stata non protetta, ecco, mettiamola così, si potrebbe praticare in poche parole sesso non protetto soltanto alzando la cifra. E questa è una cosa molto grave proprio a livello sociosanitario, direi. E poi comunque ne parleremo con gli ospiti anche che sono intervenuti, che interverranno, soprattutto che parte con Rosario Enrico, che vado a presentare, che sta qui alla mia destra. Benvenuto a Radio Roma. Sì, ciao Antonello. Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Roma, e grazie per aver invitato e per discutere di questo veramente fenomeno grave che è la prostituzione di strada. Perfetto, poi tra l'altro è un argomento, questo è un tema che viene trattato da tempi ormai lontani, però senza alla fine ottenere un risultato definitivo e concreto. Ultimamente c'è stata questa un'iniziativa che non condivido molto, devo dire, io adesso non so se tu la condividi, ma io personalmente non la condivido, della presidente del 12° municipio, che è Patrizia Prestipi,
Pino. E praticamente con, è stata lanciata questa iniziativa di mettere, affiggere dei manifesti appunto nella zona del 12° municipio, dove proprio contro la prostituzione di strada, facendo ricordare appunto, cercando di far ricordare ai clienti, potrebbe essere tua figlia, ma non ha sortito effetti molto positivi, perché è stata una cosa, un'estemporanea, diciamo, manifestazione di interessamento presunto, direi, al fenomeno, perché poi non sono seguite sicuramente iniziative poi concrete a livello proprio materiale, insomma, ecco. È stata un po', l'ho considerata un po' di retorica, demagogia, spicciola e sterile forse anche. Perciò questo è il mio punto di vista, naturalmente, però onestamente non è stata un'iniziativa molto efficace, assolutamente, anzi quasi per niente, perché se uno gira le strade del 12° municipio sembra addirittura dopo questa iniziativa la prostituzione si sia moltiplicata, neanche raddoppiata o triplicata, moltiplicata a dismisura. Perciò non sembra che abbia fatto nulla questo, come non abbia ottenuto l'effetto solo di arginare il fenomeno, non di debellarlo, ma neanche di arginarlo, anzi addirittura l'ha quasi favorito, paradossalmente. Probabilmente non sono stati manifesti, probabilmente era come una spinta a dire: noi siamo qui, continuiamo a fare questo. Comunque sono d'accordo con te, volevo un attimo intervenire. Io ho avuto modo di conoscere la presidentessa Prestipino dopo la presentazione del film da parte della Regione Lazio, che ha patrocinato il film, l'abbiamo presentato alla Casa del Cinema il 7 marzo. Ho avuto modo di piacere di conoscerla, come dicevo prima, la presidentessa Prestipino. Ha chiesto copia del film per poter creare insieme, quindi io sono d'accordo con te che il manifesto, il solo manifesto rimane fino a se stessi, quindi è importante continuare, essere presenti contro questo fenomeno, e quindi siamo rimasti, ci saremmo sentiti, ecco, ai primi di giugno ci siamo per poter effettuare una manifestazione, un convegno invitando più persone, e poter anche divulgare nelle scuole della stessa circoscrizione questo messaggio, di far capire a tante ragazze, non solo straniere ma anche italiano, perché noi viviamo anche il nostro fenomeno, certo, non proprio di prostituzione di strada, ma una prostituzione attraverso i sogni, questa TV mediatica che riesce a trasformare ragazzini veramente oggi in robot, dove vediamo fenomeni televisivi dove non ci insegnano niente, ma cercano di creare di sogni che alla fine praticamente diventano degli incubi per queste ragazze. E tornando al discorso Prestipino, alla dottoressa Prestipino, io spero di incontrarmi al più presto e di continuare questa battaglia, mettendo su un convegno e poter ancora dire la nostra contro questo fenomeno.